Vieni qua, così. Sei stato a scuola? Sì. Sai leggere? Sì. E che c'è scritto? Stop. Come? Stop. Sì. Te sei fermato? No. No. Perché? Perché non sono fermato più. Come? Aia. Come? Mi sono fermato più avanti. E perché? E perché? Sì, perché? E che ne so io perché? Non l'ho visto. Ah, non l'hai visto? No, scusa, aia, l'orecchio, dai, mi fa. L'orecchio ti fa male. Stai male? No, non sto male. Ti porto all'ospedale? Dove? All'ospedale? No, all'ospedale ti ci porto io, se no, sei ferito con la funziona mia macchina. Funziona la tua macchina? Sì, funziona. Allora andiamo all'aeroporto. Tu mi porti adesso all'aeroporto. All'ospedale? No, adesso mi porti all'aeroporto. No, tu mi porti all'aeroporto, via. Sì. All'ospedale? All'aeroporto? Ebbene, apri sta porta. Sali. Che? Sali così. Beh, funziona o non funziona? Sì. Allora dai! E tu hai la macchina? Eh? Ma che sei sordo? No. E allora dici sempre, eh? Non sento, parla forte. La macchina è tua? Sì, perché? Le chiavi della porta non ce li ha. Eh? Le chiavi della porta? No, l'ho perse, le chiavi della porta. Che fare? Niente, ci vorrà gli occhi. Bravi, molto bravi. No, scusi, guardi, avevamo un aereo da prendere. Documenti. Patente e libretto. Lascia perdere, questa macchina è rubata. Rubata questa macchina? Sì. No, guardi, non è possibile. Questa macchina è rubata. No, signore, no, questa aspetta, macchina. Aspetti, un momento, vorrei dire, io devo dire una cosa però, che questo signore io non lo conosco. Ah, non lo conosce? No, non lo conosco. Io l'ho incontrato dall'ispettore. Avanti, su. Ma che ispettore? Questa porta non si apre. No. La vuole aprire questa porta o no? Sì, subito. Andiamo, su. Non lo conosco. Insomma, tu mi conosci tu? Non lo conosco. Ma come non lo conosco? Dio, non lo conosco! Io non lo conosco! No, un momento. Quella macchina è sua. Quella macchina lì ma è sua. Ma no che non è mia! Ispettore, gli sto dicendo che io ho avuto un incidente a 3 chilometri di qua. Sì, no, ho capito. Questo signore, tu disgraziato, se non mi facevi... Guardi. Io sarei di... No, un momento, ispettore. L'incidente, la macchina è là, rovinata. D'accordo. D'accordo, si tratta di una piccola formalità. Quella macchina è rubata. Andiamo in questo e verifichiamo. Ma un momento, ma a che me ne frega? A me se questa macchina è rubata non è colpa mia. Io c'ho un aereo da prendere fra un quarto d'ora, ispettore. Va bene, vorrà non dire posso che andare ne... vorrà... Non posso andare a verificare, ispettore, io questa. Non c'ho tempo. Io vorrà... fra 3 ore devo essere a Parigi. Guarda, vorrà dire che ne prenderà un'altra. Ma... Appena abbiamo sbrigato questa piccola formalità. Ma non vuol dire tu che hai fatto sto casino, sì io o no? Io non ho rubato la macchina. Ma che me ne frega a me se hai rubato la macchina o no? Diglielo che hai fatto un incidente e che mi hai portato qua. Io la macchina l'ho trovata e lui non lo conosco. D'accordo, vorrà dire che in quest'ora spiegherete tutto. Ispettore, stiamo calmi. Senta, un'altra volta. Lei deve sapere... Lo capisci quello che dico? Sì, ho capito perché... Io devo essere a Parigi, fra un'ora. Io dico semplicemente, andiamo in questo, verifichiamo e ce l'abbiamo. Non si può fare a meno, guardi, mi faccia sto favore. Si tratta di sbrigare questa piccola formalità e poi prende il prossimo aereo. Va bene. Un momento, esca. Io? Sì. Ma bravo! Lino Massaro, capo gang dei falsari d'arte. Io non lo conosco, eh? No, eh? Io non lo conosco. Se ho ben capito, voi non vi conoscete. No, io ho rubato la macchina. Ma bravo!